Ora voglio parlare di un'altra questione che spesso mi viene portata in terapia, e cioè il senso di colpa. Ci sono alcune persone che si tormentano, si danno la colpa di questo, la colpa di quest'altro, la colpa di quest'altre cose. Ma soprattutto ci sono delle persone che dedicano una buona parte del loro tempo a tormentarsi l'anima per qualcosa che hanno commesso, per uno sbaglio fatto anche distrattamente, per qualcosa che è accaduto, e se ne fanno una colpa. Ci sono dei proverbi terapeutici molto significativi, molto importanti, che in qualche modo nascono dalla conoscenza della mente, che non si piange sul latte versato. Ora, il tormento del senso di colpa, stranamente, è un piangere su qualcosa che è avvenuto e che non si può manco rimediare. A volte c'è da dire addirittura, ma scusa, ma un po' di logica. Se una cosa è accaduta. E che i morti seppelliscono i morti. Se il latte è caduto, è caduto. È inutile stare a frignare perché è caduto. È un'azione inutile. Perché gli uomini fanno azioni inutili di questo tipo? Qual è il presupposto per cui qualcuna o qualcuno sta lì a tormentarsi su qualcosa che è ormai avvenuto? Che sia di un valore enorme o di piccolo valore? Però io mi sto a tormentare, questo è reale. Per quale buona ragione mi tormento? Beh, nella mia pratica terapeutica ho notato che forse la ragione, per cui ci si tormenta è il desiderio di non sbagliare ulteriormente. Ma se ho un desiderio di non sbagliare e sto a soffrire per un errore e sto male per un errore che bene o male ormai è fatta, qual era il mio presupposto di prima? Ancora una volta il mio presupposto è voglio il bene per evitare il male. Ci ho provato in tutti i modi a fare una cosa buona per evitare la cosa opposta. E va a finire che ho fatto la cosa opposta, ecco perché mi tormento. Perché desideravo fare così e stavo dicendo se faccio così va bene, sono felice e se non mi capita sono infelice. Cosa ho detto alla mia mente animale? Che deve realizzare le cose, deve realizzare i miei progetti. Io desidero fare questo, farlo bene, se lo faccio bene sono felice. Se lo faccio male, sono infelice. Va a finire che lo faccio male perché la mia attenzione è più su quello che non voglio fare che su quello che voglio fare, quindi lo faccio. A quel punto, dato che ho detto alla mia mente animale e quella lo fa, se non otteniamo questo, frigna, disperati, state a disperare, e la mia mente animale stranamente. Quando abbiamo senso di colpa, quello che chiamiamo un senso di colpa, ci stiamo a disperare perché abbiamo già detto alla mente arcaica di disperarsi se non otteniamo certe cose e di doverci disperare. Nella nostra disperazione, nel menarci da soli per un errore fatto, speriamo
di poter riprovare un'altra volta a fare quello che vogliamo fare e vogliamo di nuovo evitare la cosa opposta. Stranamente dobbiamo diventare consapevoli, se no siamo incastrati. Perché se io voglio questo per evitare, la mia attenzione va più sull'evitare che su quello che voglio fare, per la legge dell'alternanza, io inevitabilmente rifarò la stessa cosa che ho fatto prima. Darmi addosso, picchiarmi. Il senso di colpa è come una specie di autopunizione per poter fare la cosa che desidero fare. Ma da dove nasce questo modo di autoschiaffeggiarsi, di autopunirsi per fare quello che vogliamo fare, per incentivarci a fare quello che vogliamo fare? Beh, quando eravamo bambini, questa operazione ce la faceva fare molto bene nostra madre o nostro padre. Io mi ricordo che quando ero piccolo, dato che ho 200 anni, e ci volevano sempre dare l'olio di fegato di merluzzo, nemmeno nelle pasticche, ma proprio olio, che faceva schifo. E siccome i medici avevano convinto le mamme che questo olio di fegato di merluzzo era miracoloso, e le mamme, come al solito, sono disposte a massacrare un figlio pur di farlo campare, beh, come me lo faceva prendere mia madre questo olio di fegato di merluzzo? Il cucchiaio era qui e lo schiaffo era qui. Allora io, per evitare lo schiaffo, andavo a prendere il fegato di merluzzo. Guardiamo la dinamica del senso di colpa. Dove abbiamo imparato a schiaffeggiarci per avere successo? Qui l'abbiamo imparato a schiaffeggiarci. Ci manca una rotella? Quando siamo tristi? Quando scateniamo un inferno emotivo? No, abbiamo imparato. E stiamo ripetendo uno schema di successo, solo che la cosa è diversa. Da piccoli c'è qualcuno che ci schiaffeggia, quindi è facile, non serviamo due padroni se qualcuno ci mena. Questo mi mena e io vado qui, quindi serve un solo padrone e vado a prendere quello che magari mi spingono a prendere e che voglio anche prendere. Ma c'è qualcuno che mi pungola. Se mi debbo, debbo andare da una parte e nello stesso tempo mi debbo anche pungolare contemporaneamente, non lo posso fare, non posso servire due cose contemporaneamente. Non posso pungolarmi e andare di qua. Perché sono, se c'è uno che mi pungola, allora io vado di qua. Ma se non c'è nessuno che mi pungola, è inutile che sto a tormentarmi dicendo che sono cretino, che dovevano sbagliare, che non devo sbagliare, e nel dire questo io penso che posso andare di qua. Perché questo pensiamo, che a malmenarci e a trattarci a parolacce, dicendoci che siamo imbecilli, come probabilmente ci ha detto nostra madre, sai cretino, allora io vado qui, mi pungolo e vado qui, ma qui sono due, uno che pungola e l'altro che fa. Cosa rivela il Vangelo? Che noi non possiamo servire due padroni. E dov'è il tuo occhio? Cresce il tuo grano. Se c'è uno che pungola e l'occhio è qui, allora il mio grano cresce qui. Ma se io devo avere l'occhio qui e qui, io non lo posso avere da tutte e due le parti. O l'occhio ce l'ho sulle botte, o ce l'ho su quello che voglio. E se ce l'ho sulle botte, realizzo botte, tormenti e non successi.